Che è? È dal dentista perché le fa male il dente? No, sono venuto dal dentista perché ho l'infiammazione nell'obelisco, nel menisco, capito? No, lì deve andare all'ortopedico, sbaglio. Mi perdoni, ma se io le faccio il segnale del dente e siamo dal dentista, ma chi c'entra l'ortopedico? Mi scusi. Ha detto lei, scusi. Ho un dolore che non posso muovere neanche la lingua. Certo, e lo sa perché? Perché la lingua batte dove il dente duole. Mi è piaciuta. Io dopo la visita del dentista poi vado a visita oculistica, vado dall'oculista. Perché gli fanno male gli occhiali? No, no, perché occhio per occhio, dente per dente. L'ha capita? È bellissima la battuta. Non devo risolvere questo problema. Sì. Però guardi che prevenire è meglio che curare. È piaciuta. Che? Non era battuta. No. Perché così si evitano problemi alle gengive, problemi ai denti. Deve andare più spesso al dentista. Più spesso. Però c'è anche un problema di tasca. In che senso? Come in che senso? Ma signor mio, mi scusi, ma pure i dentisti devono mangiare. Sì, ma loro mangiano con i denti degli altri. Occhio per occhio, la lingua, vabbè, era una battuta, no? Mi devono levare questo dente, mi fa un male da morire, dice che mi devono levare l'ottavo. Ah, allora devono fare l'estrazione dell'otto. Devo dire la verità, sei stato bravissima a non ridere. Guarda, sei stato bravissimo. Questa sai che cos'è? Questa è una prova attoriale, proprio di grande attore. Cioè, perché? No, perché sei stato bravo. Ma in che senso? Ma ti pare niente non ridere alle mie battute? Guarda, sei stato bravo, perché ti veniva da ridere, ma tu non hai riso, veramente, bravo. Cioè, secondo te era difficile non ridere alle tue battute? No, Totti, non era impossibile. Cioè, battute così comiche, ma veramente... E quali sono le battute comiche? Totti, quali sono le battute comiche? Per esempio, lei è venuto qua perché sì, mi devo fare l'estrazione dell'ottavo dente. Allora deve fare l'estrazione dell'otto. Ma come non si fa a ridere? Cioè, queste sono battute... Mi sarà il mal di dente che lo fa ragionare così. Un giorno senza un sorriso... è un giorno perso.